amici di Country Live, vi portiamo veramente questa sera in un evento speciale e travolgente. Siamo al Country Road di Parco Ronzina, che voi già conoscete molto bene, a Torreglia, a Padova, nel nostro Honky Tonk Bar del Cuore sui Colli Euganei, e si sta svolgendo, come vedete vedere alle mie spalle, il festival invernale del Country Road. Questo cosa significa? Significa quattro giorni di country, quattro giorni di amicizia, quattro giorni di grande musica, quattro giorni di ballo, quattro giorni di musica dal vivo, insomma non può mancare veramente niente. Sentite già l'entusiasmo e vi dico che non sono neanche le 7 di sera. Avremo il piacere questa sera di ospitare anche un pezzettino di Nashville qui con noi, con Erika Sunshine Lee, che verrà accompagnata da Pino Colella, un altro vecchio amico di Country Live. Ma sono stati moltissimi gli artisti che si sono in qualche modo avvicendati in questo locale in questi giorni, poi ne sentiremo anche qualcuno, e la cosa meravigliosa è che alcuni amici ci hanno raggiunto dalla Svizzera, dalla Spagna. Lidia e Edo hanno appena, anzi stanno per iniziare adesso il loro workshop di catalano, e addirittura vi dico dalla Svezia, quindi pensate un po' la portata di questo meraviglioso evento, e noi ve ne proporremo qualche frammento. Quindi grazie per stare con noi e speriamo che sarete coinvolti anche voi in questa magia. Got all my blood, just a walk of shame. My home would not be impressed. Why do I keep playing this game? The walk of shame. Questa sera ho il piacere di essere qui anche con Big Man Stefano dei Crazy Bulls. Un grande piacere averti ai nostri microfoni. Piacere mio. E ieri hai fatto anche una grandissima serata qui al Country Road, vero? Beh, ok, ma adesso questo lo dici tu, grazie. Oh, come tutte le vostre serate. No, ma grazie mille. Beh, in effetti questo è un posto magico, come tu sai, noi siamo di casa con Igor e insomma qui si sta proprio bene, quindi anche l'energia ovviamente aiuta, l'energia del posto. Però sì, abbiamo fatto questa cosa che fra l'altro per noi è abbastanza atipica, perché così proprio in versione acustica, noi che come sai noi siamo, insomma, come dire, siamo nati dedicandoci proprio ai balli, cosa che sento molto discussa nell'ambiente della musica, però noi è un argomento controverso. Io me ne frego, sono vecchio, posso dire quello che voglio, ormai ho già dato, e quindi per questo motivo, sai, sempre, come dire, delle presentazioni sempre abbastanza strutturate, una sezione ritmica, elettrica, insomma, quindi trovarsi lì in tre, due chitarre, un basso, invece è stato molto bello. Ho trovato una bellissima risposta, perché abbiamo visto, insomma, molta soddisfazione, molto bella, sì. E poi, come ti dicevo, vedere ballare, insomma, a questo teoricamente ci dovremmo essere abituati, perché noi facendo musica da ballo è ovvio che le persone ballano, ma essere proprio così in acustico, a contatto con la gente, dove non ti aspetti che ballino, perché non era quella l'intenzione di una serata in acustico, e vedere che comunque invece ballano lo stesso, perché riconoscono e non rinunciano, è un omaggio che ci fanno, che è anche inaspettato, perché sinceramente... E questo è molto emozionante, io dopo faccio le mie solite figure. Beh, è un valore aggiunto incredibile, un'emozione aggiunta incredibile anche per voi, cioè sentire che quello che scrivete arriva al punto tale da far vibrare. E tu ne sai qualcosa, cosa significa questo? Quando si scrive si ha una risposta così. Poi io, come sai, faccio le mie solite figure, perché big man, sei brutto, orco, ma dopo piango. Okay. Comincio a guardare un po' in giro. Non è adorabile. A guardare un po' in giro e faccio così.
così cambio, però sono sì, è molto bello. È adorabile, perché commuoversi ancora per quello che si fa vuol dire che non si è mai smesso di amarla come la prima volta. È un po' quello che continua a farci fare tutto questo grande sforzo, perché comunque non è semplice, cioè, scrivere, dirlo, sì, però poi dopo bisogna fare, bisogna produrre, bisogna fare cose, soldi, tempi, insomma, nel senso, sono tanti problemi, però questo è la cosa che ci spinge a farlo e quindi non ci abitueremo mai ad avere questo tipo di soddisfazione, di risposta, di riscontro. E poi così, insomma. Speriamo che sempre di più anche il pubblico italiano si appassioni a questo modo di vivere il country, vero? Assolutamente, sì, infatti noi andiamo dritto per la nostra strada, è difficile, è una cosa difficile, tu ne sai qualcosa, ma noi non ci arrendiamo, siamo irriducibili. Anche a me piace molto per questo, io seguo la tua trasmissione, è molto bella. Grazie. Mi tieni lì, che non è cosa scontata, e quindi ti faccio l'intervista. E lui tiene lì noi, assolutamente, grazie mille, sai, grazie. Ed eccoci qua, ragazzi di Country Live, come vi avevo promesso, con un pezzettino di Nashville. Qui con noi abbiamo Erika Sunshine Lee. She's so beautiful, she's really sunshine, è veramente, come dice il suo nome, uno splendore, un raggio di sole. She's also very very nice e siamo veramente orgogliosi, we're so proud to have you with us here tonight, so we'd like to ask you just a few questions. So this is not your first time here in Italy, is it? No, my first rodeo. This is my third time touring in Italy. All right, but this is the first time here at Country yes. Road. How do you think? What do it's you think amazing. About it? Everybody yes. was dancing really well, and the place is beautiful. So okay, molto bellissima. Molto bellissimo. Thank you. She's amazing. Look, when you travel abroad, and I don't know, you travel throughout Europe or whatever, what is the impact, the response you get? Are there any differences among countries in their way of receiving your country music? Well, definitely there's a lot of phrases that we use, and sometimes it's hard for people to understand me because I talk so fast, and especially when I'm singing and playing, some of the words and phrases are slang. They're not exactly exact transfers in other languages. Like, if you can't skinny dip, chunky dunk. I was playing in France and they did not understand at all. And so as soon as they did not laugh, I knew that they didn't get it, because everywhere in the United States I play that, people laugh so hard because it's very offensive. And it's just saying, if you're not skinny, you're probably going to have to chunky dunk. But in France, they didn't have like a phrase for skinny dip. So I had to stop and explain in French, dans la piscine, son vêtement, et pas mal, c'est très gros, is chunky dunk. This is why I have to translate now. Mi ha chiesto qual è la sua esperienza nel girare all'estero e come ricevono gli altri, qual è l'impatto, la risposta che riceve appunto all'estero, magari in Europa, quando porta la sua country music. E lei risponde che la difficoltà più grande della lingua, perché lei parla molto veloce, qualche volta utilizza anche slang, quello che lei chiama chunky dunk. E quindi quando scherza, quando fa magari qualche battuta e vede che tutti nel suo paese ridono, mentre invece dove si trova non ride proprio nessuno, allora è un po' imbarazzante, deve tornare un attimino indietro e spiegare tutto un po' nella lingua che conosce, raccontare un pochino le cose. But anyway, musical is international, so this arrives everywhere and all hearts are anyway involved, are they? Certamente, fantastic. Look, when we read online about your wonderful music, we tend to read that your music is a sort of a mixture of southern country and dirty road country, kick and rock and roll. Do you agree with this definition, or would you give another definition? Do you think that music shouldn't be labeled at all? I think that a lot of times you have to pick one genre, but I don't like to be put into one box, because I have influences from classic country to classic rock to modern rock and country and even some pop. So whatever the song is, I'm more of a songwriter than a singer, and I feel like when I write a certain song, that song has its own little moment and its own label, and I can write one song that's Christian and one song that's about drinking, and one song that's fast and one song that's slow. So it just depends on my mood and whatever the song that I write and the melody, and I like to produce the song to fit
the mood and the lyrics of what I hear in my head when I write. As a writer, I can perfectly understand you because I am a writer too. Però le ho chiesto se è vero quello che si trova online, quello che si legge della sua musica, dove si trova spesso scritto, che è un po' una confluenza di quello che è il dirty road rock, quello che è il southern country, quello che è il rock and roll. E lei ci risponde: sì, è vero, però è anche vero che non posso identificare tutto quanto il mio genere musicale in un'unica etichetta, perché ogni singolo pezzo dipende da un singolo stato d'animo. Quindi in quel momento, nel momento in cui io scrivo, lei dice: io in quel momento sono una writer, sono una songwriter, quindi sono una scrittrice più che essere una cantante, e quindi in quel momento porto tutte le influenze che posso avere, che siano country, che siano pop, che siano quello che siano, scrivo delle canzoni sul pere, scrivo delle canzoni che sono cristiane, quindi è assolutamente uno stato d'animo diversissimo che dipende dal momento magico in cui questa canzone viene sostanzialmente creata. And this is how magic is created, okay? Because the mood strikes. Exactly, perché come, a seconda di dove ti porta il cuore, l'ispirazione in quel momento. You're so spontaneous, I think this is also very important on the stage and also while writing, isn't it? It is, and you have to kind of be true to yourself, and I think because I grew up in the South, obviously I'm Southern, and if I sing the ABCs, they're a country song. I just have a country voice. But then I moved to California and I started singing in a classic rock band. So I think I have a little bit of grit from the rock and a little bit, obviously, the South from my upbringing. And then from writing with other artists through the years, I've kind of developed, I love the traditional sound, but as a commercial songwriter, you obviously have to bring in some of the beats and some of the phrasing and some of the styles of today. Of course. E ci racconta che lei è del sud, quindi io parlo con uno del sud, scrivo una voce di uno del sud, sono cresciuta con questo, però sono sempre anche in California, dove ho in qualche modo ho cantato, suonato per dei gruppi rock, quindi ho preso anche in qualche modo parte della loro musica, del loro modo di cantare, e in qualche modo con l'influenza che ho avuto da tanti musicisti diversi sono diventata poi quella che sono, e in qualche modo è cambiato anche il mio atteggiamento verso la musica, è diventato in qualche modo più ampio, un respiro più ampio, un pochino più universale. Let's talk a little bit about your last album, okay? You have it here tonight and we're going to listen and we're going to show them, perché vi faremo sentire parte dell'album di Erika, che è il suo ultimo album, e questo è proprio il tour dell'ultimo album, che si chiama Buried Treasure, okay? Si chiama Il Tesoro Sepolto. We talked a bit about the Buried Treasure before, non abbiamo parlato un po' prima di questo titolo. In your life, what is your buried treasure? I guess as far as what I'm searching for, as I love to travel and I love to be able to share my music with everybody. Family is a huge part of my life, and as a religious person, I'm a Christian, I believe in God, so I don't think that's really buried. I think it's obvious, and I share it openly, but as far as the quest or search for happiness, I feel like I've already been able to experience it, because I get to do what I love every day. I get to travel, I get to meet new people, I get to share my music and try to just, you know, basically enjoy every day like it's my last day, and that to me is already worth more than gold. This is a great philosophy of life. So gli ho chiesto qual è il suo tesoro sepolto, visto che appunto è il titolo del suo album. Lei risponde che il suo tesoro sepolto, lei chiaramente dà una grandissima importanza, il suo valore più grande è la famiglia, lei dice è cristiana, quindi Dio Cristo in qualche modo è dentro di me, però in realtà quello che io amo, cioè viaggiare, conoscere nuove persone, in qualche modo portare anche la mia musica, è un tesoro manifesto, non sepolto nel mio caso. Poi per tutti noi in qualche modo il tesoro nascosto è la ricerca della felicità, è la ricerca del senso della vita, questo sicuramente. So last question and I let you go, because I guess you're hungry and you have to get ready for your performance, okay. And we really want to hear you, to listen to you singing and playing. My last question is, do you have a piece of advice for our Italian public to approach country music here, because we are on the other side of the ocean? So do you have there is someone there having a party. Okay. Do you think there is a piece of advice you should give? I translate. Ho chiesto, hai un consiglio da dare per il nostro pubblico, che è un pubblico italiano, per in qualche modo approcciarsi alla country music, per noi che siamo oltreoceano, quindi siamo qui, quindi in presa diretta, tu cosa consiglieresti?
I think overall, when I've toured in all of Europe, a lot of the perception is country music is only Johnny Cash and John Denver. And I just want to tell everybody in Europe, there's 40 years of great country singer-songwriters that are not Johnny Cash and John Denver. Even though I love both of them, I think that there's so many other songs and styles. And of course, as the time changes, even in the United States, country music has changed so much in the last even 5 to 10 years. It's become so much more pop. And whether you like it or not, times change. And back in the 90s, I think Garth Brooks was very fashion forward as pop. But looking back, there's different decades and the genre changes. So overall, I would just tell Italians to be open-minded, because not everybody likes country. But there's so many different types of country. That's like saying I don't like Italian food. And that's horrible, because there's so many different great types to try. It's not just like pasta, and that is not just like John Denver, ok? Allora, ci dice che quello che dobbiamo fare, o cercare di fare, è essere il più possibile aperti mentalmente, perché quando si parla in Italia o all'estero di country music, molto spesso si pensa Johnny Cash, John Denver, e sono sempre soltanto loro. Invece non è cristallizzato, no? In qualche modo è un genere musicale che evolve anche in 5-10 anni velocemente, che subisce quelli che sono anche le influenze pop. Può piacere, può non piacere, però questa è la realtà, perché anche in America la vita va avanti, in qualche modo la storia va avanti, anche la storia del country va avanti, ok? E quindi in qualche modo c'è anche un approccio che cambia, bisogna restare sempre comunque aperti mentalmente. Ci dice, come se qualcuno dicesse non mi piace la cucina italiana perché non amo la pasta, ma ci sono così tante altre cose, no? Ok, quindi direi che è un esempio, it's a perfect example here just in Italy. Clarify, I love Italian food. Vuole specificare che ama il cibo italiano. Did you have a lot in this period? I cannot. I'm going to definitely be chunky dunking when I get home, because everything here is so good, from the pasta pesta and the focaccia and the hot chocolate and all the good food. We've had a lot of pesto, great focaccia, meals. Questo e l'altro, because you were in Genova. Okay. Exactly. È stata a Genova, quindi chiaramente hai in Torino. In Torino, so you have the opportunity to experience different dishes than today as well. Okay. So I thank you so much, okay, for having been here with us. I hope we can see you again in Italy very, very soon. And I'm telling, dico al nostro pubblico italiano, cercate, acquistate. Your album can be also downloaded on iTunes. All 8 albums are available on iTunes, and the latest one's Buried Treasure. And you can go to my website, ericasunshinelee.com. And also, if you send me a message on Facebook, I will send you a free download, and hopefully you'll get hooked. Oh, this is fantastic. So, allora, potete trovare le sue canzoni su album o su iTunes, oppure sul suo sito, che è ericasunshinelee.com. And you can also, I was talking in English to them, ok, ma potete anche chiaramente mandarle un messaggio privato su Facebook, e vi dà il link per poter fare il download della canzone. Più disponibile di così, questa ragazza è adorabile. You're magnificent, you're adorable. Ok, thank you so much. Thank you. Stasera anche con una vecchia conoscenza di Country Live, Pino Colella da Genova, grandissimo musicista, grandissima voce, e inoltre gli siamo anche particolarmente grati perché ci ha portato qui Erika. Com'è stata la vostra conoscenza? Come vi siete conosciuti? Come tutte le cose country, è stata una cosa talmente naturale, perché io, avendo un amico caro in California, sono andato a trovarlo 3 anni fa e mi ha detto, sapendo che a me piaceva il country, mi ha detto ti presento una persona speciale, e a colazione mi sono ritrovato lei e i suoi riccioli seduta al tavolo con noi, e naturalmente abbiamo fatto amicizia come fa amicizia con tutti,
ed è nata questa idea. Lei non era mai stata in Italia, mi ha detto guarda che voglio mangiare il vero cibo italiano. E ci ha detto prima che ha approfittato soprattutto dell'ospitalità genovese. Ne approfitta sempre. E diciamo che poi era una cosa nata per scherzo, poi per caso io suonando un po' lì localmente ho trovato persone interessate a farla venire, ho ventilato l'idea, lei fantastico. Tra l'altro avete fatto un tour abbastanza lunghetto, comunque a diverse tappe per presentare appunto il suo album, perché siete, mi ricordi un po' le varietà, so che ieri eravate a Voghera, giusto? Sì, ieri, diciamo che i due anni che era venuta prima era venuta più, diciamo, in versione turistica che artistica, poi abbiamo legato una cosa all'altra, però quest'anno, visto il crescente interesse verso di lei, abbiamo fatto certo a Torino insieme alla Dixie Country Power Band, e poi abbiamo fatto un concerto a Savona, a Loco nel pub, e ieri sera eravamo a Reggio Voghera e oggi siete qui con noi, e beh, mi pareva il minimo. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda, tu da musicista, da anche amante della musica in qualche modo in acustico, della musica intima e quindi di una certa percezione della country music, per te che emozione è in qualche modo condividere un pezzetto di Nashville con lei e avere appunto questa, intrecciare un pochino le corde in questo modo? Ma sai, per me è assolutamente un onore, perché poi i miei mezzi sono quelli che sono, lei è fantastica, è veramente una lavoratrice, scrive canzoni con qualsiasi stimolo, quindi è veramente una mente country che non sta mai ferma, quindi è un onore cantare con lei, imparo da lei e ovviamente essendo così energica ti trasmette forza. Anche lei stessa la forza di stare vicina e ti incoraggia, quindi subito ho detto va bene, ne faccio una canzone, poi ne abbiamo fatte due, poi ne abbiamo fatte tre, poi adesso insomma ma faccio. Perché noi vogliamo ascoltare anche te, non solo lei, no? E quindi Pino, grazie infinite, grazie a te, un saluto a tutti i ragazzi di Country Live. Grazie. E non potevamo non essere qui questa sera con il maestro Igor Pasin, che in qualche modo ha reso possibile come sempre tutto questo. Vi ricordo che lui è l'anima del Country Road. Si vede dalla faccia distrutta. Beh, insomma, è un po' impegnativo organizzare un festival così. Ci racconti un po', questa idea del festival d'inverno, da cosa è nata per te, cosa rappresenta, cosa hai voluto raccogliere in questi giorni? Ah, è iniziata 5 anni fa, l'idea, che era quella di creare un festival più impostato sulla musica dal vivo, contornata anche da quel mondo del ballo country. E perciò negli anni a dicembre, con la festa dell'8 di dicembre, organizziamo questa festa, inizialmente era un giorno, poi due, una volta è capitato 5 giorni, perché c'era un ponte lungo, e quest'anno sono 4 giorni, e quest'anno c'è Erika Sciacelli che avrete potuto sentire prima. È impostato su un cantante che viene dall'America, perciò che non siamo abituati a sentire, poi contornato da tutti i gruppi che fortunatamente abbiamo la possibilità di avere a portata di mano, come Crazy Pino Corella e via dicendo, e all'interno di questo festival che ricrea anche quella parte di ballo collegata a questi cantanti. Per dire, giovedì sera c'è stato il maestro Daniele Gombi che ha insegnato la coreografia di Jade, la sua compagna, ok, fatta solo delle canzoni che verranno cantate questa sera. Perciò un po' era riuscire ad unire il mondo della line dance con il mondo del live, della musica suonata dal vivo, che non è una cosa. Non è facile, e diciamo che un po' in d'inverno si presta anche questa atmosfera intima con la musica dal vivo, è una cosa molto coccola, qui al Country Road è sempre comunque un'atmosfera incredibile. Diciamo che qui si cerca di creare sempre quell'idea di